Grazie. Ma sai cos'è che era magari più bella se magari si prendeva gol e si vinceva, quello, sai, non avrebbe pesato per nulla così. Sì, se ci si vuole sbizzarrire con un po' di conti alla mano, in effetti magari se in queste due partite riusciamo a fare almeno 4 punti, potremmo magari in base a determinati scontri diretti considerare di poter comunque ambire tra le prime 5 posizioni. Se poi vogliamo essere sicuri, dobbiamo vincerne almeno due, insomma. Eh sì, considerandosi che poi Pisa e Pontedera comunque devono riposare e considerando che l'Aquila ha due scontri importanti, la Salernitana uguale gioca contro il Frosinone, quindi insomma ci sono un po' di combinazioni che se si incastrano bene più per noi che per gli altri, magari con 4 punti riusciamo già ad essere tra le prime 5 posizioni. Però chiaramente per ambizione personale di tutta la squadra la volontà è quella di riuscire magari a vincere tutte e tre le partite. Beh sì, fin dall'inizio comunque si dice che Barletta, Gubbio, la stessa Paganese, sono tutte squadre che anche il Prato, Viareggio, sono tutte squadre che potevano essere abbordabili, cioè nel senso magari delle vittorie un po' più scontate, però il campionato ci ha dimostrato insomma che di scontato c'era ben poco. Il fatto è magari che sono squadre che sicuramente nel momento in cui vedi l'ultima partita, anche con una delle ultime partite con il Benevento, se magari vanno sotto di un gol o anche di due, poi sono squadre che si lasciano andare. Ecco, io credo che sia più che altro quello, insomma, il difetto, se vogliamo chiamare così, di queste squadre qua, che nel momento in cui magari vanno sotto, non hanno magari, soprattutto a questo punto del campionato, la forza di reagire o comunque cercare di combattere fino alla fine. Però sono squadre che se, come è stato con il Gubbio, insomma, per tutta la partita riescono a stare in partita, non subiscono gol, allora te li porti fino alla fine e quindi diventa una partita difficile in tutte proprio le situazioni. Dovremmo essere bravi più che altro magari già dall'inizio a improntare la gara in maniera tale che li schiacciamo, riusciamo a far gol magari e così magari riusciamo a mettere la partita in discesa. Questi sono segnali che appunto la proprietà dà anche alla squadra. Eh sì, sono segnali che la proprietà dà alla squadra, nel senso che non vogliono comunque finire il campionato così tanto per giocare. Quindi credo appunto che la partita, come ho detto prima, può essere scontata solo nel momento in cui la approcciamo in una determinata maniera e riusciamo magari a far gol. A quel punto allora forse può essere in discesa la gara, ma altrimenti, come tutte le altre partite ci sono state fino adesso, credo sarebbe dura fino alla fine, insomma. Diventerebbe dura. Senta, riuscire a far gol, però a questo punto bisogna pure essere un po' come dire propensi a fare gol, visto che ultimamente siamo abbondanti, vero? Questa è la domanda che tutte le volte che vengo in sala stampa mi È girate. così. E io le. Ultimamente Sono partite ultimamente che comunque fin dall'inizio, l'interpretazione che diamo alla partita, cioè chiaramente le squadre anche con noi hanno un certo tipo di approccio, non è che ci studiano, quindi non è che ci affrontano direttamente a viso aperto come può essere stato il Perugia quando è venuto qua in casa da noi, sono squadre che anche loro si mettono un po' sulla difensiva e quindi chiaramente vengono partite magari dove non ci sono troppe occasioni da gol. Però, per quanto riguarda la nostra squadra, le nostre azioni le creiamo sempre. Magari,
Se dobbiamo trovare un migliorare, forse dobbiamo migliorare magari nel riuscire a realizzare quelle azioni che ci capitano. Perché comunque la nostra squadra è questa, è stata così fino. Se dobbiamo migliorare in qualcosa, magari è nel migliorare in quelle azioni che creiamo. Perché comunque siamo così dall'inizio dell'anno. Quindi l'atteggiamento nostro è questo. Se riusciamo magari a essere un po' più concreti, allora magari riusciamo anche a vincere le partite con scarti maggiori di gol. Sai perché uno dice che adesso si gioca un po', diciamo, con le squadre competitive, perché all'andata, meno male, ogni tanto anche come si segnava, però la chiusura quasi. L'andata, secondo me il rapporto da fare è quello con, appunto, come dicevo, le occasioni da gol, cioè nel senso i gol fatti con quelle che erano le occasioni. Magari nel girone d'andata avevamo le stesse occasioni da gol, solo che si riusciva a far gol. Adesso magari un po' per sfortuna, un po' forse per, non so, anche bravura degli altri, con le stesse occasioni da gol non si sono fatti i gol che insomma potevamo fatti, perché io, se mi ricordo, comunque in casa con il Gubbio almeno 5-6 occasioni ne abbiamo avute. Magari invece che fare un gol ne facevamo due, la partita era vinta. Però chiaramente c'è anche la bravura degli avversari e in alcuni momenti anche la sfortuna, perché le parate del portiere, i pali presi. Tenendo conto che comunque più o meno le squadre delle tre, sembrava il Frosinone, diciamo, con una marcia in più, adesso la situazione si è un po' ricompattata. Tu mi dirai, chiaramente penso alle questioni nostre, però No, no, sì, no, ma ci faccio caso, sì, perché comunque è interessante anche la lotta là, come si è venuta a creare. Lecce ha recuperato tanti di quei punti che comunque arrivare a vederlo trionfare per molti sarebbe veramente una cosa stranissima. Però, sinceramente, Lecce riposando una partita non lo vedo troppo avvantaggiato, anche perché comunque credo che la partita di domenica per il Lecce sia proprio la finale. Perché se vince quella partita lì allora può sperare in qualcosa, nel momento in cui pareggia o comunque addirittura sconfitto, chiaramente fuori dalla lotta. Io vedo in questa situazione qua di classifica più avvantaggiato il Frosinone, perché è una squadra rispetto al Perugia che comunque si può difendere, sì, e può attaccare, mentre le altre, come ho detto, anche lo stesso Perugia, è una squadra che è fortissima, grandissima individualità, però per riuscire a trionfare deve comunque avere la partita giusta, dove tutti comunque sono al massimo e tutti danno il loro contributo. Nel momento in cui magari c'è una situazione dove di stallo, comunque situazioni possono venire fuori anche per bravura degli altri, che magari annientano uno o due uomini. Allora lì forse il Perugia non è troppo avvantaggiato e la partita ipotetica finale appunto tra Perugia e Frosinone, o Frosinone-Perugia se non mi ricordo bene, quel che gioca in casa, lì chiaramente magari il Frosinone se arriva a pari merito lo vedo insomma un po' più avvantaggiato. C'è la speranza che questa, insomma, lotta tirata che il primo posto possa un po' sfiancare, tra virgolette, le perdenti, Magari, magari i avesse nostri grandi, una delusione così tanto grossa da non riuscire a vincere, perché veramente adesso tra quelle tre ci dobbiamo credere tutti e tre, quello sicuro. Magari la delusione di non riuscire ad arrivare primi, che vanno fuori direttamente al primo turno, sarebbe perfetto, insomma, anche perché sono quelle più forti dalla classifica, risulta che potrebbero essere quelle più forti essendo arrivate più in alto, quindi se escono al primo turno ben venga, insomma. Grazie.